Bene, buongiorno. Siamo qui per presentare uno dei progetti di punta del nostro programma di quest'anno realizzato con i fondi FUS-SISMA cosiddetti. Per il quarto anno la Regione concorda con il Ministero una programmazione speciale per le aree del sisma che è partita nel 2016 proprio con l'obiettivo di rivitalizzare e di rianimare i siti colpiti dal terremoto e che poi fortunatamente è continuata negli anni. Noi in questo programma abbiamo diverse iniziative, una di quelle conosciute è Risorgimar, che sicuramente che ha contraddistinto negli anni le stagioni di programmazione, ma ce ne sono state altre con carattere anche di stabilità e molte altre diffuse sul territorio. Questo è un progetto un po' diverso, un po' particolare perché è molto innovativo e perché si verifica in questo anno speciale, diciamo, da tutti i punti di vista. La presentazione del progetto è Peste, fame e miseria. Brancaleone sfidava tutto e andava avanti senza perdersi d'animo, cadendo e rialzandosi, ridendo e lottando. Non possiamo che ripartire da lui, dal suo cavallo aquilante, dalla sua armata, dal suo approvarci. Giampiero Solari, che è qui con noi questa mattina, torna sulle scene in veste di direttore artistico, affiancato dalla regista Paola Galassi, anche lei con noi qui questa mattina, e in collaborazione con Oscar Genovese, per dare vita al progetto che porta una compagnia di 11 attori sui palchi di 6 paesi del cratere: San Ginesio e Tolentino il 7 e l'8 agosto, Servigliano e Amandola il 10 e l'11, Ascoli Piceno e Arquata del Tronto il 12 e il 13. È una produzione della società Galassie e è un progetto che la Regione ha voluto appunto inserire nel programma per le sue caratteristiche di contenuto di merito, perché è un progetto appunto che mette in discussione, come ho detto nell'incipit, il nostro rapporto con le avversità. E quindi ci è sembrato che una rappresentazione, una produzione di questo tipo potesse veramente essere nello spirito di questa stagione strana per lo spettacolo dal vivo. Noi sullo spettacolo sappiamo quanta sofferenza ci sia in questa fase. Abbiamo come Regione anche messo in campo molte misure di sostegno al settore, quindi sostegno a fondo perduto per i lavoratori, per le imprese di supporto agli eventi di spettacolo, per i soggetti di produzione di spettacolo. E abbiamo comunque fatto partire i nostri bandi e le nostre iniziative ordinarie, anche se con una serie di accorgimenti che permettono di lavorare con maggiore elasticità, e abbiamo voluto rilanciare, anche se nell'ambito delle norme che sono previste per gli spettacoli dal vivo, l'attività, perché per noi è importante che si realizzino eventi, momenti di spettacolo, anche se sappiamo poi che devono essere osservate delle regole che dovremo osservare a lungo, perché questa è una convivenza scomoda, ma una convivenza di cui dobbiamo tenere conto. E quindi anche nella realizzazione di questi appuntamenti, tutte le cautele e le misure del caso saranno assolutamente osservate. Io credo che i migliori presentatori di questa produzione siano appunto il direttore artistico e la regista. Lascerei la parola a Giampiero Solari per raccontarci un po' come questa esperienza appunto è stata costruita, come è stata pensata nella fase del lockdown, come ci aiuta a superare attraverso questi momenti di teatro, che poi sono riti in qualche modo collettivi, un'esperienza che ha segnato un po' tutti noi, e quindi come questo testo, questa storia si presta ad essere anche un po' catartica per tutti noi che abbiamo vissuto il ritiro forzato in questi mesi. E quindi a Giampiero Solari passo volentieri la parola. Grazie. Grazie Simona. Grazie Simona. Beh,
Bene, effettivamente la cosa incredibile di questo progetto è che a differenza di altri che ho fatto io, che si fanno generalmente, è un progetto che è nato proprio con la vita, perché la vita ci portava a stare dentro il lockdown. Dentro il lockdown significa che stavamo chiusi in casa e lì abbiamo ricevuto questa circolare del Ministero attraverso la Regione Marche. E non so chi di voi ricordava, insomma, io ho un rapporto molto di affetto proprio verso le Marche, verso la Regione Marche, da quando sono stato sia direttore dello Stabile delle Marche, primo, diciamo, ufficiale, e anche assessore alla cultura della regione, su cui abbiamo lavorato insieme anche con Simona, sto creando anche tante bellissime cose. E allora ci ha portati a sviluppare un progetto che non fosse semplicemente portare delle cose alle città dei crateri che fanno parte del cratere del terremoto, ma che fosse un progetto che anche nel contenuto, infatti io lo chiamo un progetto che è il viaggio del viaggio, perché il viaggio del viaggio, intanto Brancaleone fa un viaggio continuo, forse nel nulla, e la compagnia nostra e tutto il nostro progetto fa un viaggio anche quello dentro queste città che fanno parte del cratere del terremoto. Questo viaggio del viaggio è già partito da tanto, da un po' di tempo, facendo i sopralluoghi, entrando in rapporto con la gente locale delle città, cercando di capire le problematiche varie per poterlo rappresentare nelle piazze delle città, con tutte le difficoltà e con tutte le regole necessarie della convivenza, come diceva Simona prima. E quindi questo è un rivitalizzare, un rianimare, ma anche un rianimare la testa, perché effettivamente il Brancaleone parte dicendo fuimo dalla peste, fuimo dalla peste, fuimo dalla peste. E lui dice: e quando si trovano Brancaleone, Brancaleone è ghiacciato, ghiacciato, il suo cavallo è ghiacciato, Aquilante, proprio perché dice: sono forse anni, 100 anni che è ghiacciato e non si muove, e in quelle terre non succede più niente. Incredibilmente, io non voglio adesso fare nessun tipo di retorica né di denuncia, perché le cose che accadono, accadono, e come dice anche Brancaleone, la sfiga magna, usa proprio questa frase, la sfiga magna, dice: può succedere a tutti, è così la vita, un dogoio coio. E questa faccenda qua, così aperta, così relativa e così forte, e si vive nel Brancaleone, in questo viaggio in cui ci sono incontri che sembrano tutti vaganti nel vuoto. E secondo me è molto bello, a parte il linguaggio, io tempo fa, appunto, per me ha anche un significato molto bello, perché è stato il primo spettacolo che io ho fatto come direttore del Teatro Stabile delle Marche, e allora con Massimo Venturiello e con una compagnia abbiamo girato l'Italia, e Aquilante, il cavallo, è lo stesso. 22 anni fa. 22 anni dopo il cavallo è lo stesso, è un'emozione per me, è impressionante vederlo, e però la messa in scena è completamente diversa, perché la messa in scena è proprio mirata a dove andiamo, a ogni luogo dove andiamo, perché per me il teatro è
non lo dico retoricamente, neanche questo è la vita, e la vita è questo viaggio che faremo, un viaggio meraviglioso e anche molto profondo e drammatico in certi casi, però fa parte della vita e questo sarà il nostro sforzo. E poi il tutto ha un linguaggio, perché quando l'avevo fatto allora l'avevo riscritto con gli autori originali del film, Cumage, Scarpelli e Mario Monicelli, e quindi il linguaggio l'abbiamo anche un po' riscritto, però si mantiene quel linguaggio che va, a volte mi sembrava marchigiano, a volte sembra umbro, a volte c'è il latino, c'è di tutto, bulbus gallicus e così via, è tutto mischiato, e questa sorta di anarchia linguistica crea anche questa, fa anche questa parte del vuoto e dell'apparente movimento impressionante della lingua, che poi no, non va da, però che riesce a comunicare. Quindi dicevo, poi la compagnia sono 11 attori, tutti marchigiani. Questa volta, la volta scorsa con lo Stabile, è una compagnia eterogenea dal punto di vista di attori molto bravi italiani di tutta Italia. Questa è una compagnia molto brava, tutta fatta di marchigiani. I tecnici sono tutti marchigiani, i costruttori tecnici sono marchigiani, la scenografia è fatta da una scenografa marchigiana, i costumi pure, e le musiche sono fatte da Mario Mariani, che anche lui è un grande musicista marchigiano. E allora io penso che questo elemento sia un altro elemento che dà, perché in tutto questo si fa per rivitalizzare, è vero, per rianimare, è vero, ma anche per dare un grande slancio verso il futuro. Verso il futuro. So che il teatro può sembrare invisibile, può sembrare qualche cosa che è solo un'emozione, ma a volte le emozioni, e in questo caso credo che ci siano tante, di risate emozionanti e di momenti emozionanti in sé, e questa cosa qua è di poesia, e questa cosa qua io ci credo fermamente che fanno parte della spinta verso il futuro. Quindi fatto in questi luoghi per me è un momento molto speciale della mia vita e sono molto contento, tant'è che il bando ci permetteva anche di farlo l'anno prossimo, ma era così urgente quello che abbiamo appena vissuto e così presente, che credo che sarà un evento molto 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 forte, insomma, il vivere questo spettacolo insieme. E poi a me piace che gli spettacoli siano vivi, e fatto in tutti i modi, anche nel dramma più drammatico, come con lo Stabile stesso abbiamo fatto Lotta di Negro contro Cane di Bernard Marie Coltès con Binasco e Remo Girone, insomma abbiamo fatto di tutto, e sempre con una vitalità e una vita. Questo è fondamentale e credo che questo si sentirà in questo folle viaggio, come il folle è il viaggio di Brancaleone, in queste sei città dove noi arriviamo il giorno stesso montiamo e la sera si va in scena. Quindi fantastico, più folle di così, quando però stiamo provando da tantissimo e proviamo tanto. Il nostro viaggio è già cominciato in realtà, il nostro viaggio è già cominciato da quando abbiamo cominciato a provare, da quando ci siamo incontrati il primo giorno con gli attori, nel senso che siamo andati a chiamare tutti attori, certo marchigiani, ma che hanno condiviso con noi una storia nel passato, prima di questo blocco. È vero. Sono attori
veramente con cui lavoriamo da tantissimi anni, con alcuni ci siamo persi di vista, poi ci siamo ritrovati tutti nella nostra storia comunque qui nelle Marche. Sì, perché certi vengono dalla scuola che si era creata dello stabile, dalla compagnia dei giovani dello stabile, certi altri dal San Costanzo Show, che è partita anche quella dallo stabile, cioè comunque sono tutti attori con cui abbiamo veramente condiviso una storia prima e a questo punto anche durante e dopo questo blocco. E devo dire, la cosa bella è che questo blocco per noi, ma credo come per tutti, in qualche modo per noi lavoratori dello spettacolo è stato un terremoto fortissimo, come è stato per tutti quanti. È un terremoto che ha bisogno di una ricostruzione lenta, ma che ci deve essere, di segnali. E questa nostra compagnia di 11 attori, che comunque si è trovata in mezzo a questo viaggio di fortissima umanità e di coraggio, perché comunque siamo dei pazzi, perché noi proviamo a Fano, una scuola di Fano gentilmente ci ha prestato la palestra dove ci sono tipo 50 gradi, ma anche di più, e allora abbiamo scoperto che fuori dalla palestra c'è un piccolo giardino che con le nostre mani abbiamo arato, cioè veramente l'armata Brancaleone, perché comunque c'è il post terremoto, cioè veramente il desiderio di insieme costruire, e questo Brancaleone per noi è questo segno in tutti i momenti in cui ci troviamo ad affrontarlo, affrontare le prove, condividere, morire di caldo, cadere, rialzarci. Questo è anche forte. E questo è stato anche il rapporto con... Io ringrazio la Regione Marche, certo, perché ha avuto il coraggio anche la Regione Marche di crederci nel progetto e di rilanciare, come diceva prima Simona, in qualche maniera rivitalizzare il mondo teatrale, ma non perché lo facciamo noi, per carità, ma perché oggi si parla solo di spettacoli di una persona, di due persone al massimo, con tutta la paura. Che per carità va benissimo. Va benissimo. E che però siamo in tanti, se facciamo solo mono. E siamo tutti lontani, questo sì. Siamo tutti molto attenti. Però l'armata va, come dice Brancaleone, viaggia in fila longobarda, come dice Brancaleone, ma a distanza. Quindi questo elemento c'è, però insomma è così. Questo è un po' le città, le ripeto, il 7 di agosto sarà debutteremo con questo progetto a San Ginesio, alla piazza Alberico Gentili, dove tra l'altro c'è la placca di San Ginesio quando fu decretato il santo degli attori. Questo è bellissimo, pare che facesse del mimo e suonasse una sorta di mandolino, chitarrina, non saprei. Sì, chitarrina, sì. E praticamente lui... Aiuto, un aiuto piccolo. E lui praticamente... faceva una sorta di satira contro quelli che si dichiaravano fintamente credenti. E va bene. E comunque è stato fatto santo. E poi è stato fatto santo. E dopodiché andremo l'8 a Tolentino, al Castello dell'Arancia. E come capite, da San Ginesio a Tolentino sono due messe in scena diverse. Perché San Ginesio in quella piazza meravigliosa, bellissima, anche poco come si dice rettangolare questo è meraviglioso. Tolentino dentro il Castello d'Arancia, poi andremo a Servigliano, un'altra città
bellissima, e lì ritroviamo un po' il senso della la quadratura. Poi andiamo a Mandola, nella piazza, quella sotto, Risorgimento. Piazza del Risorgimento, dove anche lì faremo distorto, anche lì c'è l'arco e tutta una serie di cose, dove faremo un altro tipo di allestimento. Poi Ascoli Piceno, nella piazza San Francesco, di fronte al teatro, e poi Arquata del Tronto. Arquata del Tronto ci abbiamo voluto andare proprio molto, perché diventava simbolicamente anche un po' tutte le piazze. E lo facciamo in un parcheggio sopra, perché non c'era altro. Purtroppo. E niente, questo è il progetto, e proprio teatro con la T maiuscola, ma con la semplicità che la parola teatro deve avere, con la direzione coinvolgente, questo ci teniamo. E credo che il fare un tour così, chiamiamolo tour, un viaggio, come dicevo prima, il viaggio del viaggio, e sia una proposta anche innovativa, come diceva Simona, è nuova rispetto alle proposte del portare uno spettacolo qua, uno spettacolo là, per movimentare e rivitalizzare, che ben vengano, per carità. Però questo ha anche, è un progetto abbastanza articolato e continuativo. Sì, che poi ci sarebbe anche, quando è nato, adesso per chiudere, ma quando è nato l'idea era, e anche resta, resterebbe, la volontà è che continui, cioè che il viaggio di Brancoleone non si fermi a queste sei date, perché il desiderio era che diventasse anche, facesse all'interno delle scuole, anche con le bande dei paesi, cioè che diventasse una sorta di grande armata che si popola, si autopopola, che aumenta sempre col suo passaggio, che cresce, solo, che cresce. Solo che già in un mese e mezzo, più o meno, quasi due mesi, abbiamo fatto tutti quanti i salti mortali, i miracoli, però appunto è bello pensare a questo, no? Va bene. Che continui. Io ho delle domande. Perfetto. Allora, il teatro è sempre un impegno sociale, dal momento in cui il teatro, come si diceva adesso quando si diceva che la gente è troppo vicina, il raggruppamento. No, c'era una parola. Gli assembramenti, ecco. Il teatro, per dirla proprio in termini abbastanza di rottura, è un assembramento, diciamolo con tutta la responsabilità in questo caso, però per noi, e di conseguenza ha una funzione sociale sempre, perché il teatro ti deve emozionare e al tempo stesso ti deve lasciare la bellezza del teatro, che tu esci e magari dopo un anno pensi a una frase che hai sentito in uno spettacolo che ti apre una porta. Questa è la cosa, però deve essere accaduto qualcosa, se no non rimane niente. Ma sì, io ricordo quando ti vengono i momenti, no, che pensi faccio un lavoro che ha a che fare con l'effimero, non ti metti in rapporto con altre persone che fanno magari altri lavori. Io mi ricordo una volta un chirurgo, una signora, zona oncologica bambini, e mi ricordo che gli dicevo, ma tu salvi vite, e lei mi ha detto, ma voi non sapete quante vite salvate facendoci ridere. E a volte uno dice, beh, però effettivamente anche questa cosa, tant'è che io
mi è capitato proprio in un ospedale oncologico, mi è stato chiesto di fare dei corsi per far ridere i chirurghi e i medici che lavorano in un ospedale oncologico. Sì. E devo dire che per me è una cosa molto importante. Quindi a nostro modo credo che... Sì, poi chiaro, abbiamo fatto anche teatro politico, satira politica, Paolo Rossi e io siamo, è il messaggio, siamo cioè... i fratelli, come Comandante Albanese, ma anche con Fiorello l'ho fatto in certi momenti, anche se Fiorello sembrerebbe la persona meno, però come, cioè, anche con delle botte, però non è quello, non è quello. Il teatro è sociale perché è sociale, altrimenti sarebbe quello che stiamo facendo noi adesso. Lo fanno anche, è stato fatto durante il lockdown, per fortuna, non so la critica verso questo, però è un'altra cosa, e diventa un'altra realtà. La realtà del teatro è una realtà che ha a che fare con una rappresentazione. Questa realtà, una realtà parallela, e poi tutto quello che si sviluppa col web, tutto, non stiamo lì a aprire queste porte che sono infinite, che diventano reali oppure diventano nozioni e non conoscenze. Parlo da scuola di Silvia, per addio di Enjoy the Ripone. Lo spettacolo sarà unico e ripetuto nelle diverse piazze, oppure sarà una storia di venire che si trasformerà di piazza in casa? Giustissima domanda. No? Mi sentono? Giustissima domanda, perché la prima idea voleva essere di continuare a tappe lo spettacolo, però aveva dei costi enormi, e allora è unico in ogni data, ma irripetibile, come dicevo prima, anche perché gli spazi saranno ognuno, quindi inevitabilmente cambieranno delle cose e ognuno avrà delle sue caratteristiche, il suo rapporto col pubblico diverso, però lo spettacolo è quello, e quello girerà per le sei piazze. Mi ha la stessa giornalista e dice: è previsto l'acquisto del biglietto per gli spettacoli e se sì, dove si possono acquistare? Allora, non è acquisto, è su prenotazione, è una prenotazione necessaria, dovrebbero esserci i dati per la prenotazione. Ecco, sì, magari mandiamo tutti i dati per tutte le città diverse e come stiamo, magari diamo assolutamente, sì, perché sì. È così. Ancora è possibile avere il calendario degli eventi per poter pubblicarsi? Sì, allora 7 San Ginesio, 8 Tolentino, 10 Servigliano, 11 Amandola, 12 Ascoli Piceno, 13 Arquata del Tronto. Agosto. C'è un'altra domanda che mi ha fatto qua, ma era se Mariani si tirava a vivo con la compagnia del pianoforte. Non ce la facevamo a portare anche il pianoforte. Non ce la facevamo, abbiamo già un bilico enorme che porta tutte le cose, solo di armature, di caschi, di spade, di lance. Esattamente, c'è comunque, e ovviamente stiamo elaborando con ognuno delle sicurezze di ogni città per, lo ripeto questo, perché sia tutto molto sicuro. Abbiamo finito. Bene, io vi ringrazio chi ha seguito questo incontro che, come dicevo prima, non essendo nel teatro non so chi è. Grazie. Però mi diverto molto. E vi ringrazio e vi aspetto, e per favore
spargete la voce perché credo che valga la pena davvero, non lo dico per piangerio, tanto meno per... Allora, gli attori, loro hanno... E poi tu, Paola. Allora, abbiamo Branca Leone da Norcia, Lorenzo Loris. Lorenzo Loris, tra l'altro, è di Cantiano e non è conosciuto tanto qua nelle Marche, ma l'ho conosciuto io quando sono appena arrivato a Milano, io sono peruviano, sono arrivato a Milano a fare la scuola di regia e con Loris abbiamo fatto tanti spettacoli insieme, tutti la prima compagnia che abbiamo fatto insieme, l'abbiamo fatto insieme, quindi è un'altra parte della nostra vita. Poi Taccone, l'uomo sbrindellato e senza armi, e Sandro Fabiano di Fano. Che è un comico conosciuto, attore. No, non è, ha collaborato anche con San Costanzo. Sì. E anche ha lavorato per lo Stabile delle Marche, cioè Sandro Fabiani. Poi c'è Pecoro, Bulbus Gallicus, Andrea Caimmi, anche lui attore del Teatro Stabile delle Marche, attore famoso che lavora tanto qui nelle Marche. E poi lavora in giro per l'Italia, però. In giro, esatto. E poi c'è Abacucca, che è Romina Antonelli, anche lei è uscita al Teatro Stabile, anche lei parte del San Costanzo Show. Lei ha lavorato anche in televisione per Zelig, è un'attrice che insomma conosciuta. Teo Filatio De Leonzi, Daniele Santinelli, San Costanzo Show, uno dei proprio dei nomi del San Costanzo Show. Poi abbiamo Zeppone Palamede, che è Massimo Pagnoni, che è la, anche lui San Costanzo Show, quello è Rossini, ed è anche, per chi conosce San Costanzo Show, è la signora Rosa, perché è conosciuto comunque. Infatti Massimo, anche qui farà Rosaria a un certo punto. La maglia. Oltre a fare Zeppone Palamede, farà la maglia. È l'uomo del cattolicesimo e fa anche la maglia. Poi c'è la Sadomaso, è di nuovo, che è di Rosetta Martellini, anche lei attrice qui, anche lei ex Stabile e comunque... Avevano fatto... La vedova, Sadomaso, vedova allegra un po', quella che... Lei è, che c'è anche nel film, quella che esce dalla città impestata, che è morto il marito il giorno prima... Quindi le restano queste poche ore di vita e decide di condividerle col povero Brancaleone che e si fa, scappa. Si fa frustare. Si fa frustare. Frustare, dolore e godere. Poi abbiamo La Morte, la maledetta bastarda mai sazia, che è Paola Giorgi, anche lei Stabile, insomma attrice. Poi è stata anche in Regione. Sì. Due ex assessori. Poi c'è Matelda Patonza da Libellico Comeri, che è Rosetta Martellini, che ho già citato prima, che fa anche appunto fa queste due parti. L'infingarda nutrice di Matelda, che appunto è Massimo Pagnoni, la signora Rosa. Poi abbiamo Re Basilio De Leonzi Bizantino, che è Oscar Genovese, che è anche il regista che ci ha dato una mano per questo progettone. Poi Cavaliere Nero, Orbo e Cidocco, Jeffrey Di Bartolomeo, una delle colonne del San Costanzo Show, Lebbrosa e Sventurata Creatura, è sempre Romina Antonelli che fa la doppia parte, fa prima Bacucca e poi il Lebbroso. Poi c'è La Guardia Bizantina, che è Davide Bertulli, che è un'altra colonna del San Costanzo Show. E poi soprattutto, io ci tengo a sottolineare, il grande protagonista oltre Brancaleone, che è Aquilante, Cocciuto Malo Caballo, Caballo della Mala Sorte, che, che è una scultura, l'aveva fatto lo scenografo di allora, Panzuto, che è Panzuto, e me l'ha ridato. È una scultura di legno meravigliosa, con le gambe che si muovono, con la testa che si muove, è meravigliosa. Eccoci, tutti qui.
Io credo che ci sia parte di una storia per le Marche anche con Brancaleone. Cito anche tra l'altro Brancaleone, scusate, Brancaleone da Norcia. E quando eravamo a Quata, Norcia è vicinissimo, e Norcia è stata distrutta anche quella. Infatti lui quando è lì ghiacciato diventa paradossalmente realistico. Comunque volevo citare un punto di partenza di tutto questo che non c'entra niente, però lo voglio citare perché ci tengo, perché a me piacciono le cose apparentemente inutili, ma non è inutile, per me ha un valore enorme, che questo progetto era nato allo Stabile delle Marche 22 anni fa insieme a Marco Morico, e con Marco avevamo condiviso delle cose bellissime, e ci tengo perché se no non ci sarebbe neanche adesso. Come sono le cose, no? E poi con lui si è formato lo Stabile delle Marche. E poi è arrivato Tommaso, certo. Insomma, quella è la storia. Perché a me la storia, le storie, la storia credo che valgano la pena di ricordarle, altrimenti diventiamo web. Speriamo di non aver dimenticato nessuno. Grazie. Grazie. Grazie di tutto.